pagano le tasse. Ah, nella legge, se la leggete bene, c'è scritto che se entro una certa data non ci sono tutti gli adeguamenti, il comune ve la espropria. Questa pure è lì piccola, c'è, come c'era già nel decreto legge del 2020. Ma io non l'ho letto, l'hai letto tutti i riferimenti normativi che c'erano? Vedi l'articolo quello, vedi l'articolo quell'altro, vedi l'articolo quell'altro, ve li siete andati a guardare gli articoli? Perché erano molto interessanti gli articoli. Uno tra tutti era l'articolo, uno degli articoli della legge sulla protezione civile, che ha dei poteri allucinanti oggi, dove c'è scritto chiaro e tondo che possono espropriare in caso di bisogno. Era il 2020? No, era anche prima. Avete notato che adesso c'è una diatriba sulle coste? Allora, le coste che sono demanio, ecco perché vi dico andate a vedere quella puntata di giovedì, perché è importantissima. Adesso con Nicoletta faremo 2 ore solo per quello. E voi siete fortunati perché siete in Lombardia e in Lombardia TV è qui e ve la potete guardare direttamente, però ve lo do una comunicazione. Lombardia TV sarà pure perché si è unita al popolo, ma sta per diventare nazionale. Vedete le leggi universali come funzionano? Ah certo, merito di Roberto, Fontana, perché è un grande uomo, però vedete come si aprono le porte? Ti sei illuso, non ti può fermare nessuno se non ti fermi da solo. E questo l'abbiamo fatto per tanto tempo. Perché nomino le coste? Perché è demanio. Cos'è il demanio? Demanio è pubblico. Sarebbe quello su cui ci dovremmo pagare le tasse, giusto? Perché è pubblico, le tasse. Pure queste tasse, le tasse, i tassi, gli interessi, non vedi? Parte il tasso, no? Che era il marito della tassa, ma i tassi e le tasse. I tassi ce l'hanno le banche, le tasse ce l'hanno i comuni, sempre la stessa cosa è. Perché? Perché è pubblico, quindi io posso nel pubblico non pagare le tasse, dare il contributo. E come lo do sto contributo? Col mio impegno, col mio impegno. E come faccio? Ve lo dico come faccio, e vi faccio un esempio con mia figlia. Aveva 7 anni, oggi ce n'ha 15, aveva 7 anni, mi chiama a scuola e mi dice: Barbara, dobbiamo dire che abbiamo dato un nomignolo a tua figlia, e ci sembrava giusto fartelo sapere. Che nomignolo? La piccola ecologista. Perché? Perché è sconvolgente. Quando andiamo in giardino, lei prima passa a raccogliere la carta e poi gioca. Scusate, io ho detto, vi ringrazio, perché è un complimento, no? Per me, mamma. Ma la domanda è, perché c'è la cartaccia nel giardino della scuola? Perché c'è la cartaccia nel giardino della scuola? Cioè la domanda non è perché Maya, mia figlia, si metteva a raccogliere, era perché c'era la cartaccia. Qualcuno ce l'avrà puntata quella cartaccia. Ecco la responsabilità. Ecco come io posso dare il mio contributo. Non l'ho prodotto quella carta. Non c'è bisogno tutti i giorni di andare a raccogliere le cartacce. Perché nessuno ce le butta per terra. Sì, e che film hai visto? Non ho visto nessun film. Non ho visto nessun film. Il film lo stiamo vivendo. Il film è che io butto la carta per terra. Non è che io non la butto. Il film è il contrario. È quello che stiamo vivendo, il film. È la responsabilità mia. Quindi cosa succede nelle coste? Sapete che le coste sono in concessione, come le concessioni minerarie, come le concessioni dell'acqua. Quindi queste coste hanno degli stabilimenti balneari che sono lì da tempo. C'è gente che ce l'ha addirittura da centinaia, più di un centinaio d'anni, alcuni sono proprio di, e si passano la concessione di padre e figlio. Oh, perché lo possono
fare questa cosa? Perché l'uso civico diventa la loro, tra virgolette, concessione. Perché? Perché si prendono cura di quel posto, lo custodiscono. Così è, la devo guardare, eh? Attenzione, ma loro pagano. La concessione la pagano ogni anno. E per fare, lo sapete il male che fanno, il male manca, il sale. E ogni anno c'è un investimento iniziale a inizio stagione che dipende da quanto il mare è stato generoso. Ok? E quindi questa gente in realtà ha trasformato la concessione in un modo per vivere, giusto? Bene, la notizia è che da quest'anno le concessioni verranno messe tutte di nuovo a disposizione, ci saranno delle gare d'appalto. No, aspettate. Se io ce l'ho da 30 anni, quanti lavori ci ho fatto lì? Hai saputo che io posso essere d'accordo sulle obbligazioni che mi dà la concessione oppure no, eh? Chi c'è? Perché questa legge non la fanno sui pozzi petroliferi? Perché non le fanno sulle concessioni per le centrali? Perché non le fanno sulle cave? Perché non le fanno sull'acqua? Perché non gli interessa, quella già ce l'hanno, è privatizzata l'acqua. Le concessioni minerarie sono private, mentre quella in realtà, siccome è proprio il mare, è proprio il luogo, la banchina, lì attenzione, loro devono ottenere bene chiaro. Oh, sappiate che ci deve essere comunque un canale, un cordone per poter far arrivare la gente al mare, eh? Uso capione. Ma se lo richiede. Esatto. La richiesta. Perché lui l'ha richiesto, però se quell'uomo era un contratto tra me. Sì, no, nel senso è lui che a te, è venuto da te a dirti adesso è mio, quindi lui te l'ha richiesto quel terreno. Se lui fosse rimasto lì per altri 20 anni senza dirti da oggi è mio, esatto. Attenzione, quando si sente? Avete capito? No, non si è sentito niente. Allora, cosa è successo? Qua la donna mi dice, per due donne è un complimento, perché sennò dice sì, la donna è qui. La donna, come ti chiama? Maria Teresa. Maria Teresa dice che ha dato in concessione a un uomo un terreno suo per tenerlo pulito. Era un contratto tra uno e due, cioè vocale e verbale, ok? Quando sono scaduti i 20 anni, al 21esimo anno, il contadino, il signore che è andato, che aveva tenuto il terreno, si è presentato e gli ha detto questo è lui adesso. E lei ha perso il terreno. Attenzione, questo si rifà agli usi civici, perché l'uso civico era il contadino che faceva, che lavorava la terra. Si chiama campo per tutta la serie di motivi, campo elettromagnetico, ma si chiama anche campo nel senso che c'è mai un campo vivo con quel pezzetto di terra. Deve essere un nutrimento, hai capito che ha fatto? Ha detto, siccome sono 20 anni che Maria Teresa non si occupa di questa terra, me ne occupo io, è mia. Attenzione, è sua. Esatto, ma è sua per quale motivo? Perché nella verità della terra, nella legge naturale, se tu non lo usi quel pezzo di terra, vuol dire che non ti serve per mangiare.
e se non ti serve per mangiare, non è tu. Questo però, attenzione, ci apre un sacco di volte a noi, tante volte. Fate girare le rotelle, perché si apre un mondo. Attenzione, ritorno al discorso del mare, ok? Perché? Perché io adesso ho investito tutti gli anni e lì ci ho fatto delle migliorie. No, perché quello è demanio, non è tuo proprietario, è demanio. Guardatevi la zona che ha spiegato un altro. Demanio, infatti. Ah, noi siamo d'accordo, non c'è ombra di dubbio, però quello è pubblico, capito? Quella c'ha una concessione, non si può fare un demanio che tu è tuo. Mentre tu hai una proprietà. Brava, e come? Renzi? Lo ricordo anche Renzi. Esiste ancora Renzi? Purtroppo. Renzi, prima quando era è stato anche presidente del Consiglio. Diciamo, anche presidente del Consiglio. Renzi, questo viene lei. Allora, dice Maria Teresa, giustamente però, lamentabilmente cosa si dice? Facciamo un partito, ma in realtà un partito. È partito. È partito. In realtà il partito come cambia le cose, sai perché? Si può cambiare in modo solo. Chiudi. No, chiudi, io faccio un'altra cosa. Allora non è. Perché se io faccio un partito, che succede? Io mi divento il capo di partito. Diciamo a favore di popolo. Barbara leader. Beh, intanto campo 3 giorni con i tempi, so, perché mi tagliano la testa tra l'altro modo. Mi tagliano la testa subito. Ma detto questo, cosa succede? Che io come partito politico devo avere certe specifiche, devo entrare nel loro mondo e quando io entro là dentro divento ricattabile immediatamente. Pure che c'è tutte le buone intenzioni, lì dentro o fai quello che dicono loro, te cacciano. Non te lo fanno fare. Ma però se siamo in tanti, no? Allora se siamo in tanti facciamo consuetudine. Come gli possiamo cambiare le regole sotto il naso? Con la consuetudine. Lo sapete chi è che legifera? Il popolo. Ma questo non è un partito, questa è la rinascita del vero custode del pianeta, che non è uno solo, è il popolo, è un'entità, è il popolo, un'entità, ragazzi, non è una roba scritta sul muro, il popolo, no, è un'entità, vibra, è un'entità che pulsa, esiste, è in comunione, attenzione, non è una cosa là, so io il popolo. Questo è lo switch mentale. Non è più che io mi... Perché cosa faccio con un partito? Delego. Vi do la delega di amministrare. Il popolo non delega. Il popolo è lì e dice adesso che... Come potete che fare? Esatto. Ma il popolo è pure quello che ti guarda con tutti. Che sta facendo? Cioè sono io il controllore, è il popolo che controlla che le cose vengono fatte bene. Domanda, adesso vi faccio parlare, domanda, vi siete accorti quante strade, quante gallerie, quante fatiscenti? Ok, come vi siete accorti? Possibile che gli stradini non se ne sono accorti? Possibile che la Corporation Italia non lo sa? Che il ponte Morandi stava per cascare? Non lo sapeva. Non lo sapeva. Vedrete che muoiono escono fuori pure le perizie fatte negli anni e denunciato che quello stava per cascare. Ma da anni, Quando sono intervenuti? Questo il popolo non lo permetterebbe mai. Perché sopra quel ponte, anzi sotto a quel ponte, è morto un tuo fratello.
la tua madre, tuo zio, tuo nonno, tuo figlio. Come mai non lo potresti mai permettere? Perché sai che ci passi di sopra. Ma vedi, ma gli italiani purtroppo non hanno il coraggio di prendere un francese e dare magari la faccia. No, aspetta. Allora, aspetta, fammi rispondere, c'è la signora là che ha alzato la mano. Allora, Maria Teresa, attenzione. Che cosa vediamo noi della Francia? Noi vediamo, qualcosa vediamo, vediamo che vanno in piazza. Ma i francesi mi tagliano. I francesi sono quelli che tagliano la testa, eh? I francesi non sono avanti. Non sono avanti così. Ogni nazione, e attenzione, la nazione intesa con l'intero del sistema, è la riga per terra, è il confine. È il confine. Ogni nazione, quindi ogni pezzetto della scacchiera di questo continente planetario, lo ridico? Sì. Lo ridico per essere chiaro. Ogni quadrato della scacchiera di questo continente planetario, e non parlo dell'Europa, è governato con un certo tipo di cultura. La rivoluzione francese è un punto miliare dell'indipendenza e della Repubblica. La Repubblica è la forma più alta di controllo. Quando io nell'ultima giorno con i francesi glielo ho detto come vengono. Invece un attimo c'è stato un silenzio tombale, poi una donna ha detto: lo sai che ha ragione? Perché? Perché governa la maggioranza. E attenzione, è molto facile cambiare i numeri. Avete visto, no? Quanto è facile cambiare i numeri? E guardate, non è l'America che ce l'ha fatto vedere. Se voi andate a vedere le vecchie elezioni italiane, scoprirete che ogni elezione c'erano le scatole, le schede buttate di là, le scatole dentro, le buffite sotto. E perché firmiamo con una matita? Che si può cancellare. Attenzione, le matite che erano state, questa ve la dico, le matite che erano state utilizzate subito dopo il 48, che sono state utilizzate per molto tempo, il 48 è il punto focale dell'amministrazione, giusto? La Costituzione. Se io mi costituisco, avrò da essere d'accordo su costituirmi? Bene, lo sapete tutti, la Costituzione italiana non è mai stata ratificata dal popolo. Mai il popolo italiano ha detto ci piace, eh? O ti piace. Ok? Quindi, attenzione, non è che la Francia fa quello che per lei è, vado in piazza a manifestare. Mani in festa. E attenzione, quando io vado a manifestare in un luogo, io ho chiesto il permesso. Vi risulta? Se vuoi fare una manifestazione, devi chiedere permesso. E che manifestazione è di libertà? Quando io devo essere autorizzato a farla, arrivi via. Attenzione, quello che ci fanno vedere non è la verità. Non è la verità. Lo scollo più grande è proprio questa mentalità settoriale che la Francia la pensa così, sono meglio i francesi, sono meglio i russi, sono meglio i cechi, sono meglio gli spagnoli, insomma è meglio il popolo, unico popolo della terra, che sia spagnolo, che sia francese, che sia tedesco. Ma che cos'è se non solo l'idioma con cui io parlo? Parlo francese, parlo tedesco, ma pure lì confine della lingua. Mica sono veramente così medi, eh? Prego, però. Io però mi sono cose che non capisco. Quando dici loro, bravissima, bellissima domanda. Mi dice, perché tanto non si sei mai sentito, la ripeto. Quando parlo di loro, di chi parli? Ok, secondo te di chi parlo? Non lo sai. Tu? Lo stavo. C'è qualcuno che vuole rispondere, la sa non risponde. Allora dicono il sistema.
ha affiorato sé il sistema. Brava! Domande da dire non c'è. Un sistema. Loro. Allora facciamo così. La Matrix. Ah, la Matrix è tutto. E è casino. Allora facciamo così. Vediamo se riesco a spiegarvi. Allora, quando io dico loro, sembra che faccia una separazione. Allora, non è un'unità, ma noi siamo unità in frequenza. Attenzione, è la frequenza di unità. Io devo essere agganciata a quella frequenza per essere in unità. Se no, io penso di essere separata. Ecco, quelli che io chiamo individualisti. Chi sono loro? Chi sono loro? Sono quelli che non si sentono a loro agio nella comunità, che non hanno non, è una malattia, cioè siamo noi, dov'è la ragione? No, questo gruppo non si sente individualista, non diciamo che non siamo chiusi e guai a chi viene. Noi stiamo dicendo abbiamo trovato un messaggio di verità. Lo vedi il messaggio? Eccolo, io lo pianto esattamente dove deve stare, nella terra, humus, terra, lo posso piantare solo dentro di me, ok? E da qui io mi apro a tutti. Cosa mi separa? Non mi separo io, si separano loro. Sono loro che dicono campazzo, te faccioli, lo chiamiamo omicidio di Stato. Lo chiamiamo omicidio di Stato, per favore, perché la verità. Ecco dov'è, non è un loro uomini diversi, quello è un loro, è il modo e la frequenza in cui ti muovi, che ti mette proprio dall'altra parte. Allora ecco un loro, e quel sistema di cui parlavamo prima, in realtà, se ci pensate bene, il sistema chi è? Noi. Siamo sempre noi, quindi in realtà questo loro è solo specifico per comprendere che c'è chi è a favore della vita e chi è a favore della morte, eh? Oh, sto pianeta adesso, così com'è, è pro morte. E non è che lo dico io. L'inquinamento, siamo a un punto di non ritorno, poi dopo ci pensa lui a fare roba di bene. Queste altre cose. Ok? Ma io sono arrivata nella vostra terra e il cielo, perché ancora non se n'è accorto, c'è la sì, anche il gris. Le stelle adesso fanno, quando io vedo una stella in cielo fatta con le scie, dico ma quello voleva far capire che c'erano davvero, perché uno che fa la stella in cielo con le scie è per più motivi che può fare, o perché è impazzito, ma deve essere un impazzito veramente molto geometrico, oppure perché in qualche modo ti vuole dire cavolo ma lo vedi, cioè va bene scie, va bene la scia di condensa, però poi la stella la scia di condensa. Quindi non esiste in realtà un noi e un loro nella frequenza dell'unità, ma questa è quella della mancanza. Allora ecco che mio nonno diceva mi manca sempre il soldo per fare la lira. E ecco del loro dov'è, è quel soldo. Perché ci si possono loro, cioè sono loro che decidono di avere quella frequenza. Perché altrimenti saremmo già, noi siamo già tutti uno. Ma io devo accettare questa cosa. Qui io devo accettare, devo scegliere. Possiamo dire che esiste un loro perfetto, quello che ci avviene, ci sono dei segni di comando, è questo che tramite appunto la catena di comando della massoneria, organizzano tutte queste gare giuridiche, e questo era il continuo del discorso. No, continua, dillo. Esistono dei segni di comando che coordinano tutte queste finte leggi per il nostro bene, che poi sono allegati in cui ci mettono. E quindi quando diciamo loro si può anche individuare del posto, cioè parlando dei posti dove li organizzano. Tutti i palazzi del potere oggi come grazie dai. E quelli palazzi del potere. Quelli possiamo dire non è lo Stato, quello è il governo, lo Stato è un pezzo di noi, possiamo dire questo. Allora, bene, le domande intelligenti mi piacciono tantissimo. Perché qualcuno la signora ha detto prima lo Stato, no? Lo Stato. Allora, cos'è lo Stato? Bravo! Attenzione! Governo, Stato non sono la stessa cosa. Se io oggi dovessi dire.
dire qual è il centro di potere, e verrebbe i palazzi del potere, no? No, per me io sono ancora dei partiti. Aspetta, aspetta. Dov'è la cappella? Dov'è la massoneria? Dov'è l'ostruzione? Oh, è nel popolo. È negli inconsapevoli. Attenzione. Le menti che organizzano tutto sono altri posti. E a quello che glielo dici che devono fare? Perché hanno fatto l'app Immuni? L'app Immuni, la ricordate? Sì, sì. Sembra un secolo, però. L'app Immuni. Perché l'hanno fatta? L'hanno fatta non solo perché ci vogliono controllare, perché ci deve controllare, così parlavo. Per sapere che cosa pensava la gente, cosa voleva la gente. La gente ha detto no, perché l'hanno scaricata al 4% degli italiani. Che è successo? C'è la Immuni? No. No? Allora proviamo con un'altra cosa. Proviamo con lo speed. Con lo speed. Adesso proviamo con lo speed. E te lo ricordo un po' di più. Ti dico, senza lo speed non puoi entrare nelle linee. Senza lo speed non puoi entrare a consigliare progetto. Senza lo speed non puoi ritirare questo o quell'altro. Attenzione, non è vero. Io non ce l'ho lo speed, ma con la scuola ci parlo comunque. Sì, però, poi mi dico, ti va bene? Se ti va bene, guarda, mi devi dimostrare te. Ecco, questo è lo scatto, attenzione, perché fino a che noi siamo qui a chiedere. Mi riconosci? È un conto. Quando diventiamo centrati e diciamo adesso te mi dimostri che non è così. Questo è quello che dobbiamo fare, questo è lo scatto successivo. Me lo dimostri tu che non è così. Siccome mi stai dicendo, mi stai accusando, mi stai dicendo a me, adesso tu mi dimostri che è così. Non te lo devo dimostrare io, perché sennò noi cosa possiamo dimostrare? Una frode che non è la nostra? Io posso dimostrarla con le prove, è già stato fatto però. Ti do la procedura PDT, dove con la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è stata ripristinata, non la legge naturale che era già, ma ripristinata l'applicazione di quella legge, perché era stato usurpato con la legge della Miragliata. Ma guarda, facciamo un passo indietro, non solo della legge dell'ammiragliato, anche la common law, che dovrebbe essere la legge comune, anche lì grazie di Moletta. Ma io comunque lo dico, attenzione alla maglia carta, perché da lì in poi la legge comune non esisteva più, è esistita la loro legge. Ma la loro legge a chi la applicano? A te, sei d'accordo? Che puoi fare? Le cose stanno così. Lo vedi dov'è la cabala? Ma loro te lo chiedono, quindi il potere in realtà sembra che ce l'hanno loro, ma loro prima ti chiedono sempre il consenso a te, sempre. Ecco dove noi dobbiamo, bravo, ecco dove noi reagire in quel modo, però attenzione, perché io non te lo do il consenso, però continuo ad essere come prima e che me l'abbia. Io devo essere in coerenza con quelle leggi universali e naturali, allora lì che siamo. Guardate che questo, quello che sta succedendo, è proprio perché c'è qualcuno che reclama, chiama le leggi universali all'azione. C'è quanto ci metto? Ui, da poco che funzionano, ma mica da adesso. C'è, ma siamo pochi, ancora. Attenzione, secondo voi, ha più potere un bambino di 3 anni che tira un sasso e non sa che fare, può far male a quell'altro bambino, oppure un adulto che pia un coltello e ti viene incontro e te lo impianta nella pancia? Qual è la consapevolezza che c'è? Cioè, il ritorno delle leggi universali su quel bambino, secondo te sono come quelle che sull'adulto? No. No, allora c'è una discriminante delle leggi universali. Qual è la discriminante? La consapevolezza che c'è nel farlo in quel momento. Ecco perché loro hanno bisogno delle masse inconsapevoli, perché gli servono tanti, non ci servono tanti, a loro gli servono tanti. A loro sempre in quel senso lì. Ma quello che adesso sono la massa,
stanno per girare le spalle, perché stanno lì a guardare e a eseguire quegli ordini e fanno un conflitto molto chiaro, perché magari tanti di quelli ci credevano quello che facevano, ci credevano. È difficile abbandonare l'idea che io fino a ieri ho creduto che fare magari, non lo so, un lavoro che era in contatto e in conflitto con Dio, in contatto e in conflitto con qualcosa, e io diventavo un opero che faceva rispettare la legge. Faccio questo esempio solo perché è più palese, chiaro, no? Ma adesso, oh ragazzi, uno deve fare conti con quello che fa, non è che si vedono sbagliato. Si sono ritrovati che fanno loro i più grandi. Questa cosa, da alcuni è tanto normale. Quello che riesce di casa pensando che sta fare una vita per qualcosa di onorevole. Bravissimo! Cioè, se io ci credo e fino a ieri sono uscita di casa sapendo che potevo rimanere morto per strada, perché io dentro ho un senso di protezione che mi esprimo in quella maniera lì. Nel momento in cui io sono costretta a fare certe 1, 2, 3, prima mi dicono che è per il bene pubblico, allora lì, ok, per il bene pubblico. Poi comincio a vedere che sto bene pubblico non è molto pubblico e non è molto bene. Attenzione, perché l'attimo in cui si rigireranno, lì ci sta il panico. Prepariamoci, perché? Non perché dobbiamo avere paura, perché se non le so le cose, non le temo. Perché l'uomo cosa teme? Quello che non sa. Quindi se io già metto nella possibilità che può succedere, e non è detto che succeda, perché non avete idea di quante finali a sorpresa abbiamo eliminato. Uno tra tutti è l'asteroide. È l'asteroide che avrebbe colpito la Terra. Ah, ma c'era, c'era nelle possibilità. Ma visto che ogni tanto passano? Ogni tanto passano sempre più vicine, ma non c'è più quella possibilità, come non c'è più diverse possibilità. Perché? Perché io dico piccolo per farci capire, rispetto alla massa noi siamo 4 gatti, ma sapessi quante vite c'hanno i 4 gatti? No. Attenzione, non serve la massa, al popolo non gli serve la massa, è al sistema che gli serve la massa per controllare il popolo. Mi sono spiegata? Sì. Al popolo non gli serve la massa per controllare il sistema, perché il popolo è il sistema. Questo sistema, così come a parte tante cose che conterei giù con l'intervista, ma il sistema in sé per sé può essere utilizzato in diversi modi, pro vita, pro morte, eccolo noi loro, no? Pro morte, prelevo, vero? Così, come che succede al vostro stipendio alla fine del mese? Prelevo prima, alla fine del mese dici, e con 50 euro che ci faccio? Ne devo mangiare tutti 4 o no? Però ho pagato la luce, che viene dalle risorse naturali, hanno fatto un'ultima, faccio delle parentesi, hanno fatto una statistica che i paesi dei BRICS, conoscete i BRICS? I BRICS sono questa entità che si è creata in contrapposizione al sistema bancario World Bank già nel 2013, Madonna sta già, sempre, e ecco, composta da 5 nazioni, BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sud America, Sud Africa. Ma si è allargheranno? Sì, adesso si stanno aggiungendo altri che escono da lì per tutti là. Sempre sistema bancario. Attenzione, è col giochetto. Non vi preoccupate, tutte le finalmente ci abbiamo una cosa buona. Hanno fatto questa statistica dicendo che se tutte le risorse naturali di queste 5 dei BRICS vengono sommate, è uno SMA, perché la Terra
praticamente di queste cinque nazioni. La verità è che sapere la mia risposta. Che minchia? Gli ho detto scusa. Ah, ma che bello, interessante. L'Italia non c'è, gli ho detto. Cioè no, perché è proprio giù. Ah, è proprio giù. Scusa, ma di quale risorse parliamo? Tipo il petrolio? Tipo dei minerali preziosi? Tipo i marmi? Tipo le pietre? Eh? Scusa, la mia domanda è, ma che sono loro, sta roba qui? Vedete dov'è la follia? Quelle sono le ossa, ma come diciamo noi? Uomo vivo in carne, ossa e sangue. Bene, la madre, la terra, ha le sue ossa, il suo corpo, la sua carne, il suo sangue. Cosa sono? Sono quelle risorse che noi siamo, altro che trasfusioni. Il petrolio noi glielo vediamo e lì dentro si creano situazioni. Dici, madonna, allora come fanno? Ah, guardate, lo spiegavo io per quello che lo fanno. Fatto male che ci funzionare di più, era un po' prima. Allora, questo perché lo sto dicendo? Perché l'illusione che la Russia, la Germania, la Francia siano ricche è ancora separazione. Scusa, ma ricche di che? Del petrolio? E che è tuo? Il petrolio di chi è? Ah, come dicevamo prima, no? Perché non lo fanno con le concessioni petrolifere? Perché dietro c'è quel money, quel denaro, no? Che è diventato il Dio dell'uomo. È diventato il Dio. Non abbiamo più fede in niente. Tutti altri sono diventati. Ah, lo fate, devi fare meglio risate se sapete che vuol dire. Tutti non crediamo più in niente. Ma per primi non crediamo in noi. È quello il problema. Perché se io credessi in noi, non ho detto in me, in noi, vuol dire che io crederei nell'essere uomo. E quindi crederei in me. Non è io credo in me così credo in me, credo in noi. Se io credo in noi, già creduto in me. Il Buddha, così terminiamo la chiesa, ok? Il Buddha dice, Sutra del Loco, capitolo Open e capitolo Giulio, per chi ha praticato il buddismo Nyam-myoho Renge-kyo lo sa sicuramente. Nel primo capitolo il Buddha dice, mi sono illuminato sotto un albero di mandala. Nel secondo capitolo dice, sono sempre stato illuminato. Vedo quanto è importante questa cosa. Cioè lui si ricorda di essere illuminato, ma in realtà lui lo era già prima. Allora l'ha fatto coscientemente, l'ha fatto consapevolmente di scendere qua. E allora non vi trovate scuse. Vedete l'acqua? Non vi trovate scuse. Abbiamo deciso di fare questa esperienza. La stiamo portando a termine. E meno male che la stiamo portando a termine così. Perché se no, qui del genere umano non ci sarebbe stata più traccia da nessun luogo. Si chiama annichilamento o annichilamento, giusto? Quindi guardate, gioite, abbiamo fatto un lavoro meraviglioso. No? Meraviglioso. Dove sono? Ok, voi mi dite. Tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. E danno, tu mi dici cosa devo fare, io lo faccio. Tra un pochino. Tra un pochino. Giusto il tempo di finire di allestire di là. No, no. Torniamo al discorso. Ah, lei dice, torniamo al discorso delle poste. Sì, che cosa volevo dire? Volevo dire che adesso questa gente si ritroverà a dover rimettersi in moto per riavere quello che gli avrà sua custodia. Ci ha pensato Renzi. Renzi, quando era presidente del Consiglio, ha fatto una legge, così l'ha lasciato, si è anticipato. No, Monti in due. Prima Monti ha abolito la legge, poi Renzi si è inventato e ha fatto una nuova, cioè è partito dal lì. 2014, quando ha iniziato a modificare, a puntare, perché
dovevano andare in appalto. In appalto per creare quello che già si era verificato a Olbia, che le, andando in appalto e giocando gli appalti, soltanto multinazionali e mafiosi si aggiungono le concessioni. Uno dice, va bene, rimettono in moto la mia concessione, io ho comunque anni di esperienza, ci ho fatto investimenti, quindi me la posso riprendere, no? Alla fine sarà solo un gioco, no? Si venderanno, si metteranno in appalto 50 concessioni per volta. Chi se lo può permettere? Solo le multinazionali. E quindi ecco qua. Quindi, ok, capito che sta succedendo? Che tutti loro ci diamo un tolgono cosa? La terra. E dice, vabbè, io non ce l'ho la terra, ho la casa però, ma perché la casa che è? Non è terra? Se pensate che humus, homo, humus vuol di terra, e infatti il certificato di nascita è la base della truffa, no? Quindi abbiamo compreso che non è il numero, non è il numero, è l'intento. Ecco perché li stiamo facendo così, ma così, ma così, ma tra virgolette male. Perché l'intento, quando lo focalizziamo, lo mettiamo al centro e diciamo qual è il bene supremo? Va bene, posso dire il bene supremo? Qual è il suo bene supremo? E il bene supremo non può essere di tutti, se no che supremo è? Non può essere il bene solo mio, perché altrimenti sono l'individualista che penso a me prima, che è una malattia, ragazzi. L'individualismo è una malattia. Perché l'uomo non può essere solo. Lo dice la natura. Il sistema su questo concetto ma già. Il sistema su questo concetto ci ha basato tutto il concetto. Tutto. Pensa a te, stai attento al vicino di casa, con il Covid veramente l'hanno fatta grossa, eh. E hai paura pure. Cioè, guarda, però tu dai il gomito. Però mi raccomando, prima stanno dici sul gomito. E ciò. Ma no, prima stanno vicini e poi dallo. E guardate che se vogliamo veramente approfondire i virus, non si capisce. C'è pure che dice che non esistono. C'è pure che dice che comunque il nostro DNA per il 30% è grazie ai virus che ce l'abbiamo. Wow. Non si capisce. Allora, vi ricordo che se volete sapere la verità basta far contrario di quello che vi dicono. E l'avete perfettamente centrata. È una risposta. E come la scopro questa verità? Con tutto sto casino che c'è in giro, come la scopro questa verità? Ve lo posso dire? Facciamo un attimo cavolo di silenzio. Facciamo silenzio. Qui. Qualsiasi cosa questo mi dice, mi dico stai zitto. Voglio ascoltare cosa dico io, no cosa dici te. Voglio ascoltare la verità, no quello che mi dicono che è la verità. Guardate che ci hanno detto pure cose belle e cose male. Infatti, sii responsabile. Mettiti la mascherina perché sei responsabile. Responsabile per chi? Per quelli che l'hanno venduta le mascherine, miliardi hanno fatto e adesso una delle fonti di inquinamento più grosse sono le mascherine. Oh, quante ce ne sono in giro? Sempre con l'idea però che se magari invece di buttare per terra lo buttiamo da un'altra, ah, di solito le cose infette dovrebbero andare in contenitori. E questa è una delle cose che io inizialmente quando mi dicevo mi dici la mascherina, tu la butti la tua mascherina? Nel senso, no, ho fatto il vaccino, stai a casa? Come a casa? Scusa, sei infetto? Hai fatto il vaccino almeno 15 giorni, sta a casa? Come? Tu fai il vaccino quando è in giro? Ma il vaccino se lo fai che sta a casa? O no? Capite quanto ci siamo lasciati? Oh no, alla grande, una buonissima parte non l'ho fatto, ve lo dico, i dati che ci hanno dato, non so quali dati,
voglio ritornare allo Stato, prego. La moneta digitale che è la moneta digitale che è in arrivo. In arrivo, perché in arrivo tutto quello che abbiamo già non è digitale. Pure lì. Moneta decentralizzate, le criptomonete qua, le criptomonete là, attenzione. Che vuol dire decentralizzato? Vuol dire tolta la centralizzazione. Quindi cosa vedo io? Vedo che finalmente non è uno che comanda. Sono tanti piccoli che comandano. Ma che sono attaccati, questi tanti piccoli? A quella che si chiama corrente. Ma ci sono dei generatori. Sempre fanno corrente. Attenzione, attenzione, che pure questa è una grandissima illusione. La natura, guardiamo la natura. Cosa ci dice? Tu hai mai visto un passerotto pagare il picco di grano? Pure in criptovalute? No, su questo pianeta non è mai esistito il denaro. Quella è la schiavitù. Non esiste. Oh, e mo? Che ci faccio con tutti quei pezzi di carta dentro al conto corrente? Ma lo sentite come si chiama? Il conto corrente. Che ci si fa? Bitcoin, conoscete Bitcoin? Con che si fa Bitcoin? Con la corrente. Con la corrente. Ogni Bitcoin è uguale corrente. Come si fa la corrente? Ah, però io la faccio con le risorse alternative, la faccio con i pannelli solari. Lo sapete quanto ci vuole per smaltire un pannello solare? Dentro un stem che c'è lì dentro. Sapete quanto inquina un pannello solare? Non ci avevo neanche la prima idea. Perché ci sono dei materiali irriciclabili. Che ci fanno? Li mettiamo sotto terra. Li mettiamo sotto terra. Ma quante terre ci sono? Se inquino quella terra lì, pensate che quella dall'altra parte del pianeta non ne risentirà. Ma non è, l'acqua non porta informazione? La terra non è solo terra, è anche acqua. E l'acqua è una. E la terra è una. Allora che facciamo? E grazie, torno allo Stato. Qui il problema non è lo Stato, perché c'è mai stato uno Stato. Qui il problema è il governo. Perché lo Stato, chi è lo Stato? Popolo. Avete castigliato, eh? Il popolo è il territorio e è il culto. Culto inteso come cultura anche, no? Inteso anche come leggi. Perché il culto? Perché noi, scusate, ma se c'è un Dio, e io lo chiamo Dio perché così non se c'è, ho detto se c'è, anche lo so, io la mia risposta ce l'ho. O una dea, o tutte e due. Non è la natura? Scusate, ma non è quella? Perché? Perché è manifestazione delle leggi universali. Allora se c'è, di che parliamo? Perché lo chiama Manitou, non lo chiama Buddha, Allah, o quello che è. Attenzione che anche questo, Concilio di Nicea, andate a guardare, che ci hanno detto tutto, ci hanno detto proprio tutto. Quindi, popolo, ora c'è. Prima c'era la massa che seguiva pedissequamente la programmazione. Ora c'è un popolo che si alza in piedi e dice: aspetta, ci metto tutta la mia volontà perché questo non succeda più. Questo è sufficiente, perché vuol dire che io do un consenso, no qui, a un livello di frequenza che mi metterà di fronte a tutto quello che mi impedisce, e lì arrivano le mazzate. Allora lì che devo rimanere in piedi, no? Nella tempesta, tanto per rimanere in argomento mare. Poi vado al territorio, ma come? Nella terra, questo? Capo di Stato, Stato di corpo, dove risiede l'uomo vivo? È domiciliato nel corpo. Quindi il territorio, qual è? Questo.
Attenzione, nella definizione di Stato, abbiamo visto, no? Popolo, territorio e culto, cultura o leggi, quello che volete, può mancare solo una cosa, il territorio. Perché? Perché c'è mica bisogno del territorio, io vivo qui, questo è il mio territorio. E questo di cui io dovrei avere tanta tanta cura, perché è quello che mi dà da cantare, è il mio campo, poi esterno, fuori, e allora tutto quello che c'è fuori da questo tempio è di tutti, eh. Quindi dov'è? Ma cioè, ci sono io e poi è solo qui, io inteso come confine fisico, materico, non certo energetico, perché già il mio campo elettromagnetico del cuore è minimo 2 metri se non ho paura, quindi già sto fuori, già sto fuori. Poi quando il mio campo elettromagnetico è di 2 metri, mi raccomando, a 1 metro di distanza, giusto? Come mai avevano intuizionato le misure? Perché quando hai paura il tuo campo elettromagnetico si accorge. Quando io non ho paura, chi mi sta davanti lo sa. Se non lo sa qui, lo sa a livello di campo elettromagnetico, perché nel mio campo ci può entrare solo se c'è la mia frequenza, se no sta alla larga, vero? In spiaggia, perché la gente era rilassata facendo 3 o 4 metri. Esatto, in spiaggia, 2 metri, quando scusate, ma ve lo ricordate? Sto meno 60 gradi del bacino, meno 60, 70, 80, ma già meno 10. Se tu lo metti fuori a temperatura ambiente, già non esiste meno 10. Ma sai che li hanno trovati nel frigo delle mense degli ospedali? C'era un articolo ieri, di meno 80. Ma hanno fatto anche in spiaggia. In spiaggia hanno fatto davvero. Anche meno anche avevano fatto. E attenzione! E attenzione! Perché questo era già programmato. Un'altra cosa che il sistema usa è la programmazione a monte. Ci avete presente l'agenda 2030? Ma sono 10 anni. Sì, ma se voi andate a guardare le loro agende, l'agenda 2030 non è altro che un pezzetto dell'agenda. Volete sapere come facciamo a scoprirla questa cosa, che hanno delle agende? Vabbè, qua basta guardare come fa. Oh, è stato un grande Bonifacio, eh. Lo sapete che ha messo anche le basi per il Regno d'Italia con i facciottari? No? Come si chiamano? Come si chiama quel pezzetto di mare tra la Sardegna e la Corsica? Le bocche di Bonifacio. C'è pure lì, 1298. Bonifacio VIII crea il Regno di Sardegna e Corsica, che non è altro che il predecessore del Regno d'Italia. Primo decreto del Regno d'Italia, numero 63, no 66, e era dopo il 65 dell'ultimo del Regno di Sardegna. Ecco perché i sardi dicono che loro non sono, che l'Italia sono loro, è la verità. Però attenzione, la truffa a monte, quindi attenzione, quindi tante cose che non sono reali, non sono reali. Dicevo? È ora di andare a mangiare. È l'una. Che è calato un attimo. L'attenzione. Ah, sì. Eh? Nel senso che quando andiamo, visto che hai parlato del mangiare, quando andiamo a mangiare, chi ha prenotato il pranzo si prende la sedia gentilmente. Aspetta, e la porta. Carino, lo so, però. Allora, chiudo. Sì. Un attimo. Vieni. Allora, chiudiamo. Atto che siamo stati ingannati, ma se noi prendessimo atto del fatto che ci siamo lasciati ingannare, sarebbe già tutto risolto, perché prenderemo la responsabilità senza senso di colpa, oddio che ho fatto,
prenderemo la responsabilità che è nostra di mettere a posto quello che abbiamo fatto. Ah, per questo che prepariamoci, perché stavolta non lo faremo con il sudore della fronte e con la sofferenza, ma lo faremo con la gioia. Quindi dovremmo in un certo senso resistere a non esplodere di gioia, perché non l'abbiamo mai provato però. Quindi grazie, ora andiamo a pranzo, però vedo che c'è qua.